E chi se ne frega della musica, di tutti questi libri sulla musica, di tutte le interviste, di tutte le riviste, di tutti gli arrivisti, gli arrivisti, gli arrivisti. Senza la sua parte ludica e creativa, la musica sarebbe una palla. Toh, una palla! Sapete, uno dei primi giocattoli che mi hanno regalato da piccolo è stato Big Jim. Un tipo muscoloso, glabro, con la riga al lato. Un tipo vincente, sempre, un modello per tutti. No, non era divertente giocare con Big Jim, ma era divertente prendersi gioco di Big Jim. L'idea di fondo era quella di mettere il cantante neomelodico napoletano, quindi ignorante, a confronto con il mondo globalizzato. Cioè, che cosa pensa il cantante ignorante della globalizzazione? Cioè, avevo tutte queste idee qua. Fu la canzone che io ritengo la mia opera, diciamo, la mia opera prima. Gli uomini sessuali sono gente tali e quali come noi. Noi normali sanno piangere, sanno ridere, sanno battere le mani, proprio come noi persone sane. Gli uomini sessuali non bevranno gli assorbenti, dai, però musica cantautorale italiana negli ultimi 10 anni. L'enigmista, il cadavere della prima scena, il codice da Vinci, il grande, la maddalena, Blair Witch Project, non è la storia vera, decidi tu se ne vale la pena. Io e Marley, alla fine il cane muore, nel film magico il cane muore, Bruce Willis in The Jackal muore, se pare come cinema, cucina e panettone. Il profondo rosso è l'assassino e la madre, in Psycho Norman è l'assassino della madre. Se ti interessa il genere ti basterà guardare Porta a Porta. In Sweet and Nancy, si uccide Nancy, Steve e Jesse, sempre lì nei cessi. Il colonnello di American Beauty e Gacy, sì. Ed uccide Kevin Spacey. Senti fassi disco, skip e vai oltre. Sentiti sto disco, skip e vai oltre. E chi se ne frega della musica, di tutti questi libri sulla musica, di tutte le interviste.